Era il 1952 quando l'Aida venne rappresentata l'ultima volta all'Arena Flegrea. Dopo 60 anni, l'opera di Verdi ritornerà sul palcoscenico della Mostra d'Oltremare il 6 ed il 7 luglio. E sarà un vero colossal, con 300 artisti, una piramide di 12 metri di altezza, un tempio, obelischi egizi, statue monumentali, costumi e decorazioni prodotti in Egitto, ed un cast che comprende Uyè e Riccardo Massi. Aida è uno degli appuntamenti della stagione estiva dell'Arena Flegrea, che dal 30 giugno al 21 settembre alternerà musica pop a cabaret e musical, un programma che è ancora aperto a nuove idee. Insieme all'Aida però ci sono tante altre iniziative proposte di grande significato che vanno da Battiato a Brignano a tanti altri, a Saldavinci. Credo che ci sia un'articolazione in grado di soddisfare le sollecitazioni di un pubblico così ampio, vasto e articolato come quello di Napoli e della Campania. Ed a sua volta lo stesso programma della mostra si inserirà in una più ampia offerta che interesserà la città durante tutta l'estate. È molto importante questo, cioè Napoli sarà attraversata tutta la città, quindi non solo Mostra Oltremare, da tanti eventi culturali, musicali e sportivi quest'estate. Molti napoletani rimarranno in città e Napoli sarà molto accogliente quest'estate.